L'ospedale Fracastoro oggi è un nodo imprescindibile della rete assistenziale dei servizi dell'azienda ULS 20 di Verona. Per la professionalità dei suoi medici ed operatori, per l'efficienza dei processi organizzativi e per l'umanizzazione dell'assistenza. Platone scriveva nel Carmine: non si possono curare gli occhi senza prendere in esame la testa, né la testa indipendentemente dal corpo, così neppure il corpo senza l'anima, ma è necessario prendersi cura della totalità dell'uomo. L'ospedale Fracastoro funziona in modo armonico e sinergico con i servizi sanitari e sociali della comunità territoriale e rappresenta un nodo importante di dialogo e di comunicazione per i cittadini. L'ospedale può vantare peraltro alcune eccellenze. Da 10 anni è stato riconosciuto con la qualifica di Ospedale Amico del Bambino, Baby Friendly Hospital, e dopo la recente verifica da parte degli esperti di UNICEF Italia, l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e l'intera ULS 20 di Verona hanno rilanciato il loro impegno nei confronti della maternità, con un progetto che estende a tutto il territorio le buone pratiche attuate nell'ospedale, per accompagnare mamme e neonati, sia prima che dopo la breve parentesi ospedaliera che richiede un parto. Fin dall'inizio del percorso nascita, la nascita e il ritorno a casa, i servizi della nostra azienda sono coordinati per stare vicino alla mamma e al loro bambino e garantire tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Uno degli elementi più importanti è poter contare sulle mamme, sono loro la nostra vera risorsa. Si sono anche organizzate in molte per formare gruppi di autoaiuto che sono nel nostro territorio e che realizzano quel concetto di comunità amica dei bambini per l'allattamento che si vede tra le 18 aziende protagoniste in Italia. Una sperimentazione importante che crediamo porterà ancora a migliorare i nostri servizi. Sulla base dei risultati raccolti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sull'attività degli oltre 1.400 ospedali pubblici e privati italiani censiti, è stata stilata una classifica delle strutture sanitarie relativamente agli indicatori previsti nel regolamento, messo a punto dal Ministero della Salute. Ebbene, l'azienda ULS 20 si è classificata nelle prime posizioni, soddisfacendo tutti gli indicatori riferiti alle specialità presenti al suo interno, e cioè colicistectomia laparoscopica, frattura del femore operata entro 48 ore, parti cesarei. Al presidio ospedaliero di San Bonifacio si aggiunge l'ospedale integrativo della rete di Marzana, dedicato prevalentemente all'assistenza per la post-acuzzi e per l'attività di riabilitazione funzionale, che ha riservato un numero di posti letto quasi raddoppiati nel periodo 2008-2011. Post-acuzzi è un termine tutto sommato abbastanza nuovo e anche poco conosciuto, che è però legato al mondo che cambia, nel senso che la popolazione che invecchia sempre di più, e per fortuna tante persone invecchiano, anche i disabili, quelli che hanno avuto dei problemi motori o mentali eccetera, però molto più frequentemente ora possono invecchiare, però in qualche modo cresce anche il loro numero. Sempre a Marzana l'hospice è una realtà preziosa e consolidata. Noi stessi abbiamo cambiato un po' il nostro modo di pensare, cioè non siamo più dei medici che dall'alto, da un gradino sopra, comandano, ordinano, danno le terapie, ma le condividiamo con la famiglia, con il parente, ci sediamo sul letto, siamo o cerchiamo di essere il più possibilmente umani. Negli ultimi anni abbiamo inteso sviluppare in particolare l'assistenza a domicilio, perché intendiamo garantire le cure palliative a casa proprio, dove sostanzialmente il contesto è più indicato per il paziente e anche per la sua famiglia. Abbiamo sperimentato l'attività di cure palliative prima nel distretto 4, già dall'anno scorso, quest'anno l'abbiamo ampliata al distretto 3 e da pochi giorni abbiamo iniziato progressivamente l'amplieremo anche nei distretti di città, il numero 1 e il numero 2. Non va dimenticato il centro sanitario polifunzionale di Tregnago, che va ad inserirsi a pieno titolo e con ottimi risultati nella complessa e articolata rete dei servizi dell'ULS 20.
accogliamo pazienti provenienti da reparti per acuti in post-acuzia che necessitano di una stabilizzazione clinica, monitoraggio e anche un programma riabilitativo prima del loro reingresso a proprio domicilio. Accogliamo anche pazienti provenienti da domicilio su richiesta del medico di medicina generale che sono affetti da patologie croniche, degenerative e riacutizzate, fragili, con instabilità clinica, che possono aver bisogno di un percorso diagnostico e terapeutico sotto sorveglianza clinica continua.